Salve ragazzi, benvenuti all'ottavo capitolo degli Endurance di Montespago e siamo arrivati all'amplificatore, almeno il mio C, ho detto anche Valley. Questo ragazzi è un amplificatore abbastanza modulato perché si può fare in diversi modi. Ovviamente il mio è in danno, anche ve lo sto a dire, lo sapete. E abbiamo messo due controlli anti-smasher perché siccome c'è l'UFO, se ve la fate in singola, un controllo anti-smasher non bastava perché se dovete stare in un punto laggiù, che poi vi spiegherò, non potete contrastare l'UFO da vicino, quindi se usate il atomizzatore dovete salire qua, se usate il protone metallico potete rimanere qua, poi decidete voi, l'importante è che capite il meccanismo del funzionamento. Innanzitutto buildare l'amplificatore così, il muretto sopra qui, poi fate tutti quanti archetti e queste costruzioni qua ragazzi, fatela a 360 gradi che non vi cambia nulla, anche se basterebbero le costruzioni di qua, ma va bene, fate questo muro ragazzi, importante questo muro, anzi se vi servono, se vi rimane la struttura fatene anche uno a fianco e vi spiegherò perché qua ragazzi l'ondata che attaccano è la 15, perché ci sono sia i bacelli e l'ondata smasher e oltre alla 15 il valle le attacca nella 25, che c'è l'ondata degli UFO e altra ondata smasher, quindi ragazzi sono due ondate veramente toste e come su tutti quanti gli amplificatori possono attaccare le casuali, la 5, la 10, la 11, ma molto difficile prima della 15 che l'attaccano, ma ci può stare, e la 16, la 21 e la 26. Quindi ricordatevi l'ondata 25 e la 15, dove la 15 ci sono i bacelli e la 25 c'è l'UFO. Quindi i smasher arrivano qua, vorranno spaccare qui e poi questo è il primo controllo smasher. Primo controllo smasher perché vengono qui sopra, perché vedono le strutture da attaccare e qua ragazzi con le bitume, i cazzottoni e i muri così faranno sempre così gli smasher. Così vi ritogliete dalle bolts e voi potete fare passare l'ondata tranquilla, vedete è facilissima, dietro non c'è nulla, quindi ricordatevi i cazzottoni, io ho anche esagerato ragazzi, a questo si poteva anche evitare, ma le strutture le avevo, quindi ho detto esageriamo. Voi per fare l'UFO fate da qui in avanti, mettete i trampolini, salite, 1, 2, 3 e 4. Se voi rimanete qua ragazzi, l'UFO ve lo beccate sempre, lo potete buttare giù con l'atomizzatore senza nessun problema. Oppure potete usare il valvassoio a doppia velocità di ricarica, oppure potete usare il pistone metallico, oppure se la fate con la build senza armi potete usare le doppie pistole di carburo. Ragazzi, ognuno lo butta giù come vuole, anche con il mitico, perché no? Però l'importante è che voi dovete capire che 1, 2, 3, 3 trampolini e quindi siamo al quarto piano. Se state qua. Quindi questa è la prima informazione che mi sono sentito di darvi, partendo da sopra. Adesso andiamo a vedere lo spawn, ragazzi. Vi ricordo che questa costruzione dell'amplificatore fa sì che gli abietti non vedano più l'amplificatore come obiettivo, ma prendono voi. Quindi se siete lì sopra, state molto attenti perché gli abietti magari passano. Quindi tenete sempre sotto controllo. Altrimenti potete fare la seconda soluzione. Siccome gli abietti, ragazzi, cercheranno voi, se voi durante l'ondata rimanete qui sopra, avrete la compagnia sotto degli smasher. Gli abietti tenteranno comunque sia di andare, ma con le trappole che poi vi farò vedere non ci sarà nessun problema nel passare l'ondata. Quindi potete scegliere di rimanere qua. Io vi consiglio che l'ondata 15 ve la passate qua sopra. Quindi ragazzi, prendete da questa spiaggetta, fate una costruzione con il trampolino e salite sul primo, poi sul secondo. Terzo piano, qui servono solo due trampolini. Qua ragazzi, questa altezza basta per stare gli smasher, che gli smasher vedrete che non vorranno andare più lì, ma vorranno andare verso voi. Quindi state tranquilli, non è niente di male, e grazie alla costruzione dell'amplificatore in quel modo. Quindi lo smasher sarà sotto, gli abiti piccoli li faranno fuori tranquillamente le trappole, lasciate pure stare i bacelli di nebbia, al massimo dopo dovete andare a ricostruire dove rompono, se rompono, perché non faranno nessun danno. Voi passate l'ondata 15 tranquillamente FK. Mi raccomando, guardatelo qua. Una casella dalla spiaggia.
ognuno se lo può costruire come vuole, io ho preferito qua. Perché il primo trampolino l'ho costruito lontano dalla prima base? Perché i smasher cercheranno comunque sia di caricare, e se vi dice sfiga che attaccano proprio questo, vi faranno cadere. Però siccome la terza base io sarò qua e qui sopra, loro punteranno sempre a caricare qui, così lasceranno in pace questa costruzione, chiaro? Adesso andiamo a vedere invece lo spawn di trappole. Gli ambienti nascono qua, nascono qua, possono passare sia lì che qui. Ovviamente ragazzi, la parte del valley sud-ovest la dovete chiudere per bene, mi raccomando, per bene, fino alla fine, forza Juventus, no, fino alla fine ragazzi, con i pugni, qua, un bel pugno, una casella davanti al muro, pugno, pugno, qua si ricollega come vi dicevo anche l'altra volta con il lava, dovete chiudere tutto, pugno, dietro fate piramidi, piramidi, mi raccomando, piramidi, pavimenti, piramidi, muri, pavimenti, piramidi, muri, pavimenti, qua potete lasciare tranquillamente vuota, piramidi, muri, pavimenti, ancora dietro fino alla fine, e qua fate solo muri. Sopra, quando arrivate in cima, dovete chiudere così, contro i muri, 1, 2, 3, che poi si ricollegano allo spawn. Questo mi raccomando, la chiusura di destra, fatela per bene, perché ragazzi, se no le smasher tenteranno di spaccare qua, se non le controllate con controllo ovviamente. Invece qua ragazzi, chiudete così, partite da qua, questo qua la chiudete tutta, lasciate questa porta perché vi rimarrà comoda per passare. Qui ragazzi, gli abietti saliranno qua, qua le sonora, qua tutti quanti i comuni ragazzi, e qua due campi elettrificati, tre anzi, mi fanno prendere danno, i gommoni, gommoni 1, 2, 3, un bel 3 strati di gommoni, 3x3 praticamente, e un gommone solitario qua anche nell'angolo, qua sonora, sonora, pugno, qua non mettete niente perché tanto l'abietto si ve la distrugge, e qua ragazzi iniziate con i cazzottoni a pugni, campi, sonora, sempre per i bombaroli, dinamo, caculei, perché qua ancora arriveranno gli abietti. Qua mi raccomando, poi faccio vedere le chiusure, una gas che aumenta la salute dell'edificio, la dynamo, un dardo, un'altra dynamo, un altro campo. Qui sopra ragazzi la salita dovete farla prendere al primo, qui ragazzi mettete una gas a salute dell'edificio, come vi dicevo prima. Qua arriviamo al cubo del dolore, il cubo del dolore, qui c'è una luce che rimbalza comunque sia gli abietti, la smessa di far venire qua e prendere altro danno dagli aculi di legno, dagli aculi retrattili questa volta. Qua sopra altri 4 campi, qua un dardo, e qua ho messo un'insieme di bordate. Perché non ci sono pugni? Perché ragazzi il pugno è inutile, perché qua è difficile che si arrivi un abietto, ok? Se arriva un abietto muore sicuramente in questa camera. Se invece arriva uno smasher, e qua deve prendere danno, perché se no vi arrivano full vita. Se voi li volete uccidere, comunque sia questo spawn gli dimezza la vita, a meno che non c'è una curatrice bastarda. Venendo su ragazzi si sale, e qua c'è il corridoio, il corridoio composto da bordate, tutte quante bitumi, perché qua come vi dicevo possono arrivare gli smasher, più che altro bitumi, bitumi e folgoratori fino alla fine ragazzi, folgoratori, perché il folgoratore è quello che fa più danno in assoluto, però fa danno all'abietto singolo, quindi arriva lo smasher e fa danno al folgoratore fino alla fine ragazzi. Arriva qua l'amplificatore, qua deve finire lo spawn. Andiamo a vedere le chiusure sopra, perché le chiusure sopra sono importanti, altrimenti i smasher si buggano e vorranno spaccare qua alla prima salita. Qua c'è lo spawn, qui dietro ragazzi iniziate subito col pavimento. Qua basta la piramide, perché sotto c'è un pavimento intero, perché qua sotto c'è la discesa dove c'è la gas, quindi fate così, piramide, pavimento, poi dietro ragazzi altri piramidi, muri, pavimento editato così, altri muri di tutte le parti, dietro altri due pavimenti, altri due piramidi, senza però pavimenti sotto, solo i muri, dovete fare solo i muri fino alla fine, fino praticamente all'uscita dell'amplificatore qua. Di qua mi raccomando ragazzi, chiusura con cazzottoni, qua ragazzi è vecchio
come il cucco, al posto delle scale laterali potete mettere le piramidi editate. E qua dietro altri tre muri, tre cazzottoni, guarisce struttura oppure aumenta salute edificio. E qua siete praticamente a posto. L'importante è che avete capito il meccanismo e come buildare questo amp, perché è molto importante, ragazzi, guardatelo bene, perché è qui che fa la differenza con gli smasher, e qui che fa la differenza anche con l'UFO. Qua, ragazzi, è arrivato alla fine, ve lo faccio rivedere. Si sale. Questa è l'altezza giusta per killare l'UFO, che può spawnare qua, che può spawnare qua. Avete sicuramente l'altezza giusta per killarlo, ve lo trovate qua praticamente. Ragazzi, penso che sono stato chiaro. L'ultima cosa che vi faccio vedere è dove mettere la base. La base, ragazzi, la mettete qua, precisa, questa casellina che vi rimaneva vuota. E qua, ragazzi, l'antistreghe, l'ultima cosa, 1, 2, 3, un bel 3x2. Finito l'amplificatore, praticamente dove vedete che c'è la discesa, dovete fare un 3x2. Qua non serve, dovete salire solo di uno, mi raccomando, qua dovete chiudere, per l'antistreghe. Qua rimane vuoto e non c'è nessun problema. Ragazzi, penso che il valley è stato bello chiaro così, è molto facile da fare, però è complesso nella modulistica, come vi dicevo prima, perché ci sono diverse strategie in un amplificatore solo. Ripeto, strategia, controllo smasher attraverso bitumi e cazzottoni. Strategia, controllo smasher attraverso l'altezza e la costruzione dell'amplificatore in quel modo. E voi dovete rimanere là. Vi consiglio ondata 15 là e ondata 25 la passate di sopra, dove utilizzerete il controllo smasher, quello sopra con le bitumi e cazzottoni. Ragazzi, questo è un valley fatto bene, ve lo assicuro, è molto articolato ma è fatto bene. Io vi saluto, è inutile che mi dilungo, lasciate un bel like sotto per favore, ci tengo tantissimo, un bel commento perché vi rispondo a tutti, come sapete, codice creatore cime-ballo88 nello shop, e io vi saluto a tutti quanti, un bel ciao, ciao di cuore, grazie, da vostro Baldone.